Innanzitutto oggi diramiremo un comunicato nel quale spieghiamo tutto quello che abbiamo fatto, in questo caso per Ivan Grimaldi. Ovviamente quando una persona muore prevale il dolore, non dobbiamo fare il racconto, diciamo, delle cose fatte, però va fatto, perché se poi viene posta la domanda noi dobbiamo raccontare tutto quello che di umanamente, istituzionalmente, amministrativamente, fino all'altro ieri, fino a sabato mattina abbiamo fatto per Ivan Grimaldi, e quindi è giusto che la città sappia, e noi non lasceremo mai sole le persone più deboli, anche in un momento storico in cui siamo stati messi nell'angolo, dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista economico, ma anche devo dire amministrativo, con coraggio. Vi faccio solo un esempio. Noi adesso, penso subito dopo l'estate, da settembre cominceremo ad assegnare degli alloggi importanti nella zona di Scampia, e nonostante Ivan Grimaldi e altri, se non ricordo male, 5 disabili non potessero stare nelle graduatorie, noi li abbiamo inseriti nelle graduatorie. Questo ha suscitato anche polemiche, quindi abbiamo addirittura in alcuni casi utilizzato degli argomenti procedurali completamente innovativi per venire incontro a queste esigenze. Poi sul caso di Ivan però preferisco affidarmi a un comunicato, perché sono abituato da sempre, facendo l'uomo delle istituzioni, il sindaco, e sono una persona che quando c'è la morte la politica dovrebbe fare un attimo un passo indietro, e soprattutto non mi piacciono gli sciacalli tendenzialmente. Perché Ivan Grimaldi noi l'abbiamo conosciuto, un ragazzo che per 4 anni, almeno io l'avrò incontrato non meno di 10 volte, quindi c'è il dolore effettivo di questa amministrazione, quindi noi comunicheremo alla città tutto quello che è stato fatto e poi ognuno farà le sue, come sempre, valutazioni. Poi ci sono le lentezze e le difficoltà dello Stato, le politiche e l'austerità non colpiscono solo la Grecia, io vorrei che di queste cose forse ne cominciassimo un attimo a raccontarle tutte. Le politiche di austerità stanno tagliando le gambe anche all'Italia, che noi non abbiamo più risorse economiche per far fronte ai tantissimi casi di persone povere, disagiate, con disabilità, con difficoltà, che non riescono a vedere garantiti i diritti minimi. Quindi noi facciamo fronte all'emergenza, nella quale ci mettiamo le nostre mani, ci mettiamo la nostra, il nostro coraggio, la nostra possibilità di fare il massimo, tenendo presente che non sempre i risultati si riescono purtroppo a raggiungere.